Voi rappresentate proprio due correnti, come dire, le due scuole di pensiero. Come si è trovati e soprattutto, insomma, parto magari da Christian, prima volta hai comunque lavorato con Gabriele Salvatore. Salvatores, un personaggio che, voglio dire, ti ha messo in gioco anche, perché ha messo in gioco anche l'icona Christian De Sica, insomma, come si è trovato? Beh, bene, bene, perché se ti chiama Salvatore ci vai. Se era Nando Cicero forse non ci andavo. Però anche un mettermi alla prova, perché io vado a fare chiaramente quello che ho fatto anche nella mia vita professionale, di fare dei film nazional popolari con una comicità facile. E quindi vado a rompere le uova nel paniere a lui, che invece ha insegnato a sti ragazzi una certa severità artistica, e gli stravolgo un po' la vita, perché gli dico: voi dovete far ridere, non essere dei filosofi. E l'ho voluto fare anche per dimostrare che Christian non è quello che si vede nei film, ma Christian anche può essere un attore drammatico, e quindi è un personaggio drammatico, non è un personaggio comico. Lui fa il comico, ma la realtà è. E c'è una malinconia in lui tremenda che esce fuori anche dal personaggio, anche da quel battibecco pieno di livori, di incomprensioni. E poi vorrei forse avere anche un po' di quello che lui ha fatto nella sua carriera, nella sua vita, e lui forse vorrebbe avere un po' del mio successo che non ha avuto, perché siamo due comici, siamo due attori uguali tutti e due. Tante volte si dice l'attore può fare qualcosa di molto lontano da se stesso. Mi sembra che in questo caso il personaggio veramente quasi collimava con quello che pensa lei, no? Sicuramente il pensiero dell'attore era molto simile al mio pensiero riguardo all'arte e alla comicità. È stato, devo dire, abbastanza facile, per quanto può essere facile interpretare un ruolo, per me fare questo film. Quando poi ho avuto delle scene con Christian De Sica, non mi è arrivata davanti l'icona Christian De Sica, ma l'attore Christian De Sica, che è un grande professionista con cui si lavora molto bene. E poi si mette in gioco anche il rapporto fra generazioni, no? Qualcosa anche che una volta magari faceva la grandezza anche del cinema italiano, forse adesso si è un po' più perso, cioè l'idea che registi, attori, dopo un po' di esperienza, condividano no? La propria visione della professione con i più giovani. Ma Cosa ne il pensi? mio sogno è questo. Io, quando adesso non mi faranno fare più il cinema, ho già fatto delle lezioni ai giovani a Milano, anche qui a Roma, insomma, ho cercato di raccontare quello che mi era capitato e cercare di spiegare quale strada fare per arrivare prima a fare gol. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter, negli ultimi anni della mia vita, poter insegnare ai ragazzi come si fa questo mestiere, o almeno come ci si muove in questo mestiere. Lei, insomma, da tempo anche fa questo, no? Cioè, comunque lavora anche con i giovani, comunque insegna un po' anche Sì, non faccio moltissimo insegnamento, faccio un unico corso ogni tanto, sui meccanismi della comicità, che è l'unica cosa che un po' conosco. qualcosa che le piace particolarmente, cosa trova di stimolante anche nel confronto, oltre che nell'insegnamento, no? Nei confronti magari dei giovani. Beh, sì, diciamo, per quanto riguarda i miei testi, faccio sempre monologhi, però amo molto fare spettacoli in compagnia. Ovviamente devo farmi produrre da altri perché io non ce la faccio, però mi piace molto. Nelle compagnie di solito c'è una buona parte di giovani, e i giovani oggi li trovo molto curiosi, hanno molta voglia di imparare. Non è affatto vero che se la tirano, insomma. Si parla molto di realtà, no? Lei parla molto di realtà del suo personaggio, ovviamente, nel film. Secondo lei è possibile, appunto, affrontare anche in questa realtà, insomma, dopo quest'anno e mezzo, la comicità con quel tipo di rigore che il suo personaggio porta avanti? Non lo so, io credo che siano sempre coesistite le due cose, e non come due correnti per cui un artista abbraccia una corrente, ma credo che magari c'è una delle due correnti preponderante in uno o nell'altro artista, ma non c'è artista, non c'è comico che possa dimenticare il rigore. È necessario, insomma, la disciplina in questo mestiere è indispensabile.
Secondo te è possibile tornare magari a fare film di Natale, raccontare la comicità come se non fosse successo nulla, oppure in qualche modo Ma bisogna non è veramente tanto cambiare? il Covid, è piuttosto questo politicamente corretto che tarpa le ali soprattutto ai comici e all'arte, perché ti mette dei bastoni tra le ruote che ti bloccano, capito? In fondo poi la comicità nasce dalla cattiveria, fa più ridere il demonio di San Francesco, quindi come fai a non essere cattivo? Se tu prendi i sordi che suonava il silofono sulle teste delle vecchie... E dici no, non si può fare perché sennò ti chiude molto, no? E poi verranno fuori dei film ibridi. La comicità è cattiva anche. C'è una qualità che vorrebbe rubare a Christian De Sica, e poi chiederò anche il contrario. Beh, Christian De Sica ha molte qualità e sicuramente ha una verve comica innata. Ecco, io penso che per avere verve comica mi devo forzare. Lui invece ha questa naturalezza che secondo me qualunque comico dovrebbe invidiargli. Ma io, siccome sono più vecchio di lui e quindi l'entusiasmo e l'amore che lui mette nel suo mestiere è veramente invidiabile. E io gli invidio ancora questa freschezza che ha, questa gioia che ha nel fare questo mestiere. Ecco. Questo glielo porterei via.